Nei giorni in cui si registra al cinema l'uscita del film Oppenheimer, con al centro la figura del fisico statunitense, la cui fama è legata soprattutto alla costruzione della prima bomba atomica nell'ambito del progetto Manhattan, il giovane studente valdianese Carmine De Paola ha avanzato la proposta di intitolare il laboratorio di fisica del liceo scientifico Carlo Pisacane di Padula ad un altro importante personaggio che ha lavorato allo stesso progetto, Frank Valente, all'anagrafe Francesco Antonio Valente, nato nel 1898 proprio a Padula ed emigrato nella Grande Mela con i suoi genitori all'età di 4 anni. Originario di Sala Consilina, neodiplomato al Pisacane di Padula e futuro studente di fisica, Carmine De Paola ha ricostruito la storia di Frank Valente che nel 1939 ottenne il dottorato in fisica nucleare, divenne un uomo di scienza di prestigio nazionale e con le sue ricerche contribuì alla futura ideazione della bomba atomica. La proposta di intitolare il laboratorio di fisica della Pisacane a questo grande personaggio, sempre lontano dai riflettori, spiega Carmine, nasce dalla volontà di ricordare e omaggiare un grande fisico perché afferma, al di là dei grandi personaggi come Oppenheimer, la fisica è fatta anche di piccoli personaggi senza il cui contributo le grandi scoperte scientifiche non sarebbero state possibili. In questi giorni di hype per l'uscita del capolavoro di Christopher Nolan, Oppenheimer, salta alla luce una storia molto interessante di un fisico del nostro territorio, Frank Valente, all'anagrafe Francesco Antonio Valente, originario di Padula ed emigrato negli Stati Uniti alla sola età di 4 anni. Scoprirà subito, nonostante le difficoltà legate alle discriminazioni razziali, ai problemi con la lingua, scoprirà subito la sua passione per la fisica e quindi si laureerà, diventerà uno degli esperti più importanti del paese di fisica nucleare e per questo verrà chiamato dallo stesso Oppenheimer per lavorare al progetto Manhattan, il progetto che darà alla luce quella che è la bomba atomica. Mi piace pensare che gli stessi pensieri, gli stessi dubbi che colpiscono Oppenheimer proprio nel periodo dei lavori alla bomba atomica abbiano colpito e abbiano investito anche il nostro Frank Valente, un personaggio poco noto ma che ha dedicato tutta la sua vita alla ricerca scientifica, perché per tutta la sua vita non andrà mai in pensione e quando morirà a 84 anni lascerà tutta la sua eredità all'università in cui lavorava e quindi proprio per destinare tutti i suoi ultimi averi per la ricerca scientifica in fisica e in fisica nucleare, quella ricerca a cui aveva dedicato tutti i sacrifici di una vita. E per questo sarebbe un'ottima occasione, questa sarebbe un'ottima occasione per ricordarlo e quindi per intitolare il nostro laboratorio di fisica, il laboratorio del liceo scientifico Carlo Pisacane di Padula, a questo grande personaggio, un personaggio molto importante ma sempre lontano dai riflettori, come spesso capita nel mondo della fisica e delle scienze, perché al di là dei grandi personaggi come Oppenheimer, la fisica è fatta anche di questi piccoli personaggi senza il cui contributo le grandi imprese scientifiche non sarebbero state possibili.